esonerano Sarri e Sarri torna a Napoli. Non lo so, sembra Verdansk Call of Duty. Fanno proprio parte della sua personalità. Ciao a tutti amici di OneFootball e ben ritrovati su un altro dei nostri Q&A. Oggi parleremo di Ronaldo al PSG, di Champions League, dell'eliminazione dell'Atalanta, di Tonali all'Inter e di tanto altro. E lo facciamo con Alessandro Costa, uno dei nostri colleghi di OneFootball, che tra le altre cose è stato anche parte attiva del lancio del nuovo brand di OneFootball. Innanzitutto spero vi sia piaciuto questo cambiamento che vedete sul canale, che è uno dei molti touch point del nuovo brand. Come potete vedere, il brand è un pochino cambiato dal vecchio verde ad altri pattern grafici. Beh, ci siamo rinnovati in maniera sostanziale. Ci siamo rinnovati, è un lavoro che diciamo ha preso un anno e mezzo di lavoro. E diciamo c'è questa voglia di ringiovanire un pochino il brand, posizionarci come un brand un pochino più fashionable, e lo state vedendo secondo me sul canale YouTube. Ovviamente sono apprezzati i feedback ed è un work in progress, ma potete anche andare a notare sulla nostra app un design ovviamente più innovativo e più fresco. Grazie mille ragazzi per il vostro lavoro, cioè noi davvero lo apprezziamo e vediamo veramente la differenza lavorando con il vostro nuovo materiale. Allora, partiamo con la domanda di Dark Il Master, Ale, che ti chiede: secondo voi la Roma cambierà allenatore? Se sì, con chi? Poi va avanti chiedendo quanti soldi spenderà sul mercato, quali saranno gli obiettivi, vi adoro, un bacione. Innanzitutto grazie per la domanda. Tra l'altro io sono romano e non romanista, non so se è giusto dirlo, ma sono romano, romanista e nemmeno laziale, quindi vi lascio il dubbio. Per prima cosa, ancora prima dell'allenatore, secondo me si deve parlare un attimino della società, di quello che sta accadendo. Diciamo che siamo addirittura d'arrivo con il passaggio di società a Fredkin, siamo lì. E ancora prima di parlare di allenatore, secondo me la Roma deve parlare di rinforzi in altri reparti. Io non penso che Fonseca rischi in questo momento perché c'è poco tempo, il campionato riparte tra poco e secondo me è veramente difficile progettare la stagione con un altro allenatore. Però è da capire un pochino cosa vuole fare questa dirigenza, perché molte volte le dirigenze nuove, le presidenze nuove si presentano con colpi a effetto. E Esatto, noi abbiamo non visto passa. magari che la vecchia dirigenza ha allontanato le bandiere. Potrebbe essere invece che Fredkin e un uomo fidato, ovviamente, che deve ancora scegliere, le riavvicinano. E io lancio questa suggestione Ma quindi tu dici perché magari un De Rossi in panchina, una roba del adesso. genere? Esatto, io lancio questa Ok. suggestione vedendo un pochino quello che ha fatto Agnelli con Pirlo e vedendo un attimo quelli che sono i trend come Lampard al Chelsea, un po' di queste cose stanno accadendo, Zidane, Guardiola. Ma perché no De Rossi in panchina? Alla fine l'esperienza è quella di Pirlo, diciamo, no? È un grande campione, è un trascinatore, e ha la cazzimma giusta, secondo me. Quindi sarebbe simpatico vedere De Rossi in panchina. Sì, chiediamola a Damiano, vediamo cosa ci dice lui. E per quanto riguarda poi gli acquisti, secondo me, ecco, appunto, la Roma deve aggiustare un po' tutto. Deve ripartire ovviamente da quelli che sono i punti cardine, come Edin Dzeko, che ha trascinato la squadra insieme a Zaniolo. Diciamo Zaniolo con una stagione che è stata influenzata dagli infortuni, ma deve ripartire da loro due e ci deve essere un cambio di tendenza, ovvero quella di non vendere sempre il giocatore migliore per fare cassa, ma cercare di tenere qualche giocatore per costruire la rosa intorno. Io mi Chiaro. aspetto qualche colpo, magari ecco a centrocampo, un paio di giocatori di qualità. Si parla dello scambio di Avarà Torreira, però ecco, non basta, secondo me. E con la Poi nuova adesso con la dirigenza mi partenza di aspetto. Smalling, non sono riusciti a trattenere Smalling, quindi anche in difesa adesso ci vorrà un colpetto anche lì, si parla di Vertonghen, però quello insomma è una voce che va avanti da mesi Da ormai, tempo, capito? Da dai, tempo da me ormai. all'Inter, Quindi sì, alla mi aspetto Roma qualcosa. e di qui Mi e di lì. aspetto. Invece a te, Davide, abbiamo Mario Laudicino che ci chiede appunto se Sarri potrebbe tornare clamorosamente al Napoli. Guarda, questa è un'altra suggestione che secondo me a stagione in corso poteva stuzzicare, no, quest'idea, perché comunque abbiamo visto le dinamiche che si erano venute a creare, la non totale co no convinzione della Juve per Maurizio Sarri, il cambio di panchina a Napoli con Ancelotti che se n'è andato all'Everton, quindi c'è stata un po' questa grande indecisione. Quindi, dopo la stagione che ha fatto Gattuso, dopo quello che è riuscito a dimostrare, ti dico di no. Ma insomma, se me l'avessi chiesto qualche mese fa, probabilmente ti avrei detto: guarda, adesso se Gattuso fa male, esonerano Sarri e Sarri torna a Napoli. Sarebbe potuto accadere. Poi vediamo comunque perché il rinnovo di Gattuso non sta arrivando. Tutte le discussioni sono rimandate a giugno 2021, no?
Quindi chissà, magari fra un anno. No, vediamo, non lo so. Io spero comunque per Gattuso che riuscirà a tenersi stretta quella panchina, perché è un ambiente, secondo me, che fa per lui. Collegandoci poi al discorso delle vecchie bandiere, se torna De Rossi, Pirlo, Gattuso, diciamo diventa simpatico il campionato. Inzaghi che è salito con il Benevento. Esatto. Dai, la squadra del 2006 in panchina si ricrea. Perfetto. Invece a te, Davide, abbiamo Stefano De Rosa che ci chiede se l'Atalanta, dopo il partitone, meritava di uscire, partitone Champions League. Povera Atalanta, dai. L'Atalanta ha dato veramente tutto, poi il PSG si è potuto permettere di mettere dentro a 20 minuti dalla fine Mbappé e gli altri che erano freschissimi, senza aver giocato il finale di stagione, cioè... Intanto è l'italiana che è andata più in fondo in Champions League, quindi è l'unica che è andata avanti, e quindi comunque congratulazioni, squadrone veramente. Adesso, non so, secondo te perderà qualche pezzo l'Atalanta? Ma sai, l'Atalanta è una di quelle squadre che deve comunque fare cassa prima o poi se vuole rinnovarsi, no? E Sadio è comunque che per le mani adesso hanno dei giocatori che hanno acquistato valore, Zapata... Tra l'altro è stata accostata alla Juve, però non lo so, io spero che continuino così, con questo assetto, perché vale la pena rischiare per un altro anno e vedere dove possono arrivare. Passiamo a Goku Son che ci chiede, secondo voi qual è stata la partita più bella e qual è la più brutta dell'Italia negli ultimi 10 anni? Questa è una domanda simpatica e vorrei cercare di rispondere a livello anche personale. Secondo me una delle partite più belle è anche la partita più brutta. E sto parlando di Italia-Svezia 0-0. Del 13 novembre 2017 a San Siro. Io ero lì, tra l'altro, in quel periodo vivevo a Milano, quindi sono stato a San Siro pienissimo, 73.000 persone, super trasportate. Era il play-in per il mondiale, la gara di ritorno contro la Svezia, dove avevamo perso a casa della Svezia 1-0 e dovevamo almeno vincere 1-0 per andare a supplementare i rigori. Partita che purtroppo è finita 0-0, partita più bella a livello emotivo, secondo me, a livello emotivo, perché c'era un'Italia unita, c'era un'Italia che cantava l'inno di Mameli, non c'erano fischi ai giocatori, sai che ogni tanto è successo un pochino che noi italiani ci facciamo trascinare quando anche inizia a giocare malino un giocatore di un'altra squadra, ma lì, nonostante a livello tecnico in quella partita, lo dobbiamo dire, stavamo facendo schifo, stavamo giocando malissimo, ed è per questo che è la partita più brutta, c'era un tifo da paura e si sono vissute delle emozioni incredibili, fino al 90esimo a cantare l'inno di Mameli e a spingere i ragazzi. Partita più brutta perché, e mi vorrei collegare a questo episodio del 73esimo, dove Ventura, invece di mandare dentro magari un giocatore un pochino più tecnico, chiede a De Rossi di scaldarsi e De Rossi lo manda a quel paese e chiede ma perché non Insigne che è stato 90 minuti in panchina. Antonio Imparato invece ci chiede se l'Inter riuscirà a vincere l'Euromoney. Facciamo un pronostico così al volo? Io dico di sì. Vai. Più che altro perché cavolo, servirebbe davvero un trofeo in questo momento, servirebbe veramente a chiudere una stagione abbastanza ricca di soddisfazioni, perché alla fine, voglio dire, solamente un anno fa non è che ci si aspettava di un Inter che potesse arrivare seconda a un punto dalla Juventus. Insomma, servirebbe davvero a chiudere un'annata strana, perché è stata strana dopo tutto quello che è successo, però positivo, insomma, questo trofeo farebbe davvero bene al morale. Te cosa dici? Dove può arrivare? Secondo me può giocarsela almeno fino in finale. Sì, se la può giocare, dai. Diciamo che la prossima è con lo Shakhtar, che ha vinto, se non sbaglio, 5-1. Però l'Inter ha un organico, ha un Lukaku in questo momento che io lo metto tra i top 3, tra i top 3 in Europa. Fisicamente è devastante. Tu lanci palla avanti con il gioco di Conte, Lukaku di spalle non lo muovi. La dimostrazione del gol che ha fatto. Tu non lo sposti, Lukaku. E quindi è strepitoso. Tu recuperi fiato, la squadra recupera fiato, poi ha queste fasce che comunque Conte, sì, nonostante in questo momento non abbia dei giocatori, ecco, di alto profilo sulla fascia, secondo me. Però ecco, le sta usando bene, voglio dire. Sta andando bene, sì, stanno giocando bene. E quindi secondo me l'Inter è la grande favorita in questo momento, è la grande favorita, sì, senza ombra di dubbio, su tutti i reparti. Tornando a Lukaku, ma le senti le sventole che tira adesso che non c'è il pubblico? Ma le senti la registrazione del microfono, che cosa riesce a prendere? Sembra un bombardamento. Ma cos'è? Non lo so, era Verdansk Call of Duty, sta spaccando le porte veramente. Passiamo a Francesco che ci chiede, Ronaldo al PSG? Ronaldo al PSG? Diciamo è una voce di questi ultimi giorni. Con Ronaldo
purtroppo, cioè, si sa dei mal di pancia di Ronaldo, ogni 2-3 anni succede qualcosa, perché è un vincente e perché comunque la Juve quest'anno non l'ha messo in condizione di andare avanti in una competizione dove lui come minimo deve arrivare in semifinale. Quindi secondo me la voce del PSG ci può stare, però a livello economico mi chiedo come fa il PSG a permettersi un'operazione di mercato del genere quando hai Neymar, Mbappé, Icardi là davanti che ti prendono 60 milioni più o meno, no? No, io lo vedo a livello di sponsor, ecco, mi collego al fatto che lavoro nel brand, io vedo la Nike che sta cercando di portare tutti i grossi campioni là, cioè con la campagna Air Jordan, cioè a livello pubblicitario è un investimento incredibile, perché metti gli uomini immagini Nike che sono Mbappé in questo momento per le nuove generazioni, Neymar per la nostra generazione e Cristiano Ronaldo, tutti uomini Nike di copertina, li metti nella stessa squadra, puoi fare delle campagne pubblicitarie incredibili. A livello di gioco è chiaro che se li riesci a far giocare bene insieme, di che vogliamo parlare? Cioè, che cos'è? FIFA Ultimate Team? Però è difficile, vedo una roba improbabile. Ho anche sentito del Barcellona che mi sembra proprio fanta mercato lì. Sì. Difficile. Cioè, potrebbe essere il prossimo passo naturale, capito, per Ronaldo, andare in una squadra come questa. Perché è uno che non si accontenta, che nonostante stia raggiungendo i 36 anni vuole continuare a vincere, quindi vede il PSG come un'altra opportunità di fare bene, vincere altri trofei, che comunque la Ligue 1 la vai a vincere col PSG, la Coppa di Francia te la giochi praticamente, la vinci, però ecco, a me sembra strano, sembra un pochino strano. Christian ci chiede, l'Inter quest'anno riuscirà a vincere il campionato? Christian, guarda, il mio onesto parere è che l'Inter ha tutte le carte in regola per vincere il campionato. A livello dirigenziale, partiamo da un livello dirigenziale e struttura dietro l'Inter che si è rafforzata tantissimo, partendo anche dalla media house, fortissimi come presentano i giocatori, come fanno tutto. Nell'ombra è fatto benissimo. Subito dopo, a livello dirigenziale tecnico, hanno preso Marotta, che era il vero top player della Juve, e ce lo sta dimostrando che era il vero top player della Juve. Terza cosa è il progetto dell'Inter, quindi questo cercare di creare un Inter su dei punti cardini anche che possono essere rappresentati da giocatori italiani giovani, e lo sta facendo, l'ha iniziato a fare, e penso anche a un possibile acquisto di Tonali con Hakimi sulla destra, che diciamo va a rimpiazzare l'unico giocatore che forse sbagliava qualche traversone, che in questo momento era Candreva, che comunque ha fatto una stagione buona. Credo ci dà uno dei suoi migliori comunque. Però Hakimi è un giocatore che diciamo è nella top 3 dei terzini in questo momento, quindi cioè, stiamo parlando di un terzino da cui ai prossimi 10 anni ha preso un fenomeno, un mostro. La Juve che ovviamente da favorita passa forse a non essere più la favorita, ecco, perché è un punto di svolta. L'Inter ha tutte le carte in regola per andare a vincere lo scudetto quest'anno, con Conte in panchina però, attenzione. Lì secondo me la grande incognita è l'allenatore. Perché tenere Conte in panchina significa forse avere un allenatore con qualche mal di pancia, però un allenatore che ti spinge la squadra al 120%. E comunque tutte le storie che sono successe durante le ultime settimane, le dichiarazioni di Conte, secondo me queste fanno proprio parte della sua personalità. Esatto. Nel senso, lui ha voluto attirare a sé le attenzioni, ma non perché lui adesso se ne vuole andare, fare le mie valutazioni, ma non è vero, fa proprio parte del suo modo di progettare anche il prossimo anno. Allora, per te invece, Sasso Bello, quale sarà il futuro di Tonali e soprattutto che ne pensi della situazione Messi-Inter? Ok, allora, futuro di Tonali, io concordo appieno con te, con quello che hai appena detto. Anche se è abbastanza rischioso, lo sappiamo, dare delle sentenze in pieno calciomercato, però insomma Tonali all'Inter, su Tonali all'Inter c'è tanta positività. Diciamo che poi l'inserimento della Juve di questi ultimi giorni con l'arrivo di Pirlo c'è stato, sì, hanno fatto dei sondaggi, si sono interessati, però l'abbiamo già detto, la Juve ha bisogno di cedere e il Brescia per Tonali adesso vuole 35 milioni cash e l'unica in grado di offrire di questi 35 milioni a quanto pare è l'Inter. Le trattative dell'Inter sono molto più avanzate rispetto a quelle della Juve, quindi l'Inter al momento è la favorita. Per quanto riguarda Messi-Inter invece non lo so, sono sempre stato scettico riguardo a questa notizia, nonostante la casa comprata dal padre, nonostante la casa comprata da lui con vista sede dell'Inter, non lo so, mi farebbe molto, molto strano e secondo me rimarrà e diventerà il one clap man per eccellenza. Ultima domanda di Mario, credete che possa fare bene David Silva alla Lazio? Beh, David Silva è un fenomeno,
David Silva secondo me è un fenomeno, è riuscito a giocare in Premier League per così tanto tempo, va in un campionato che secondo me a livello difensivo è un po' più preparato, però dove si corre un po' di meno rispetto alla Premier League, quindi le sue qualità tecniche vengono esaltate sicuramente in Serie A. Bisogna un attimo capire il collocamento di David Silva, perché con Luis Alberto io vedo che i due giocatori insieme, mi viene difficile levare Milinkovic-Savic, bisogna capire appunto se anche Milinkovic-Savic parte, ma far giocare insieme Luis Alberto, David Silva e Lucas Leiva, secondo me David Silva è un giocatore che gioca al posto di Luis Alberto. Quindi, dice, al posto? Non vicino. Guarda, noi nel video dell'altro giorno abbiamo ipotizzato un 3-4-2-1 con Luis Alberto e David Silva dietro Ciro Immobile. Forse Ciro Immobile unica punta è un po' il dubbio, però potrebbe essere una soluzione. Poi a centrocampo lasci Milinkovic e Lucas Leiva. Sì, sì, potrebbero giocare insieme, sì, se cambia un pochino il modulo e tutto, se magari poi va a sacrificare Joaquin Correa. Esatto, l'unica è quella, vedere se vuole rinunciare alle due punte. Va bene, grazie mille Ale, è stato veramente bello parlare con te, grazie ragazzi per essere arrivati alla fine di questo Q&A assieme a noi, ricordate di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale come al solito se non avete ancora fatto, attivate la campanella e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao ciao!